ringrazio il sovrintendente per le parole di genere produttive che sono anche di conforto per tutti noi che lavoriamo in questo contesto e dire che da una parte mi fa piacere trovarmi tra amici per parlare un po' di cose antiche che sono le cose in cui lavoriamo, dall'altra parte mi sento un po' in vista dei miei interessi più specifici, una specie di anatropolo, ma anatropolo nel senso di anatropolo, non di quello che poi diventa cigno. E comunque qualche cosa dirò, io penso che alla fine di questa tavola rotonda, quando tutti gli interventi avranno avuto luogo, avremo un quadro abbastanza vario, ma anche completo delle problematiche che ci coinvolgono qui questa sera. Problematiche che sono dettate da questa data, 2400 anni che ci siamo inventata, perché non esiste una data di un'origine greca di Ancona. Io ho fatto i conti e togliendo, ristraendo indietro, si arriva a 387 avanti Cristo ed è il periodo in cui si dispiega l'attività di Dionisio il Vecchio nell'Adriatico. Ecco, di questa origine greca di Ancona vorrei andare un po' al nocciolo della questione. Si passa da posizioni quasi negazioniste a posizioni invece molto enfatizzanti questa realtà greca, e con quindi delle posizioni abbastanza estreme, no? Questo sta a indicare intanto un fatto, che le notizie che abbiamo sono notizie scarse, la letteratura, gli studiosi, specialmente negli ultimi due decenni, continuano a sottolineare questo aspetto che riguarda queste informazioni, che sono informazioni casuali, che vengono fuori per caso dalle fonti antiche, e a differenza per esempio per quanto riguarda l'origine di altre città greche dell'Italia meridionale, in cui abbiamo degli storici che ci raccontano la storia della fondazione. Qui non abbiamo niente. Abbiamo qualche notizia e poi delle fonti di notizia parlerà il collega Sconocchia specificamente, quindi io utilizzo questi dati soltanto per dare un'impostazione, qualche notizia, idea mia, insomma, di quello che è il problema. Il problema che riguarda i tempi, le modalità, le circostanze, gli obiettivi che si ponevano i siracusani arrivando qui, che cos'è stata questa presenza siracusana ad Ancona e così via. Credo che Bracesi, che è autore del libro Grecità Adriatica, dove ha studiato nell'insieme la storia della presenza adriatica, della presenza greca in Adriatico dai tempi più antichi fino alla Repubblica Romana, parlando di Ancona e di Nomana, abbia dato un inquadramento prudente e mi sembra abbastanza condivisibile, nel senso che lui parla di un potenziamento che sarebbe avvenuto da parte di siracusani di una presenza greca che ci sarà sempre stata ancora nei secoli precedenti, ma un fatto nuovo, ed è quello a cui si riferisce probabilmente che vorrebbe fotografare Strabone, è un fatto nuovo legato alla politica siracusana di Dionigi il Vecchio, politica che si colloca
qualche anno prima della pace di Antalcida, quindi qualche anno, alcuni anni, non molti anni, dice la Polveriera, prima del 385-84, quindi siamo nel 488-87-86, dove la data scelta. Chi l'ha pensata, l'ha pensata bene, perché sta anche a radicare, diciamo, un concetto che poi in qualche modo, adesso cercherò di dire in modo, della storia di questa città. Un potenziamento, ma Strabone parla di ctisma. Ctisma vuol dire fondazione, e fondazione, e non si sa che cosa vuol dire fondazione, non è apoichia. Apoichia è la deduzione di una colonia, quindi una cosa grossa, importante, una città che nasce. Strabone parla di Ancona come città greca e poi di fondazione siracusana. Il fatto che allude a questo arrivo di fuggiaschi, per motivo politici, dalla Sicilia è una notizia singolare che dà, secondo me, un fondamento storico a questa vicenda, perché è una di quelle notizie che non si possono inventare, è una notizia molto particolare che deve sicuramente avere un contenuto storico, quale che sia poi questo contenuto storico. Quindi parla di fondazione, una fondazione significa probabilmente un accrescimento di qualcosa che c'era, gli storici greci parlano di emporio, un emporio è una base commerciale in sostanza, no? E una base commerciale posta qui, ma dove qui già c'era una presenza insediativa di popolazioni indigene, che è una fonte molto antica, chiama Umbri, quando però ancora questa fonte ne conosce i suceli. Successivamente l'assistere a Augustea di questa zona li identifica come i cieli, e questo è vero. Quindi qui c'era sicuramente una presa, un insediamento importante con una vita di una comunità accanto alla quale, ecco, qui si pone il problema, accanto sono una comunità che viva a sé stante, questa dei greci di Sicilia, accanto a gli indigeni, comunque si chiamino, oppure è una comunità separata, oppure come funzionasse la cosa noi non siamo in grado di sapere. Ecco, quello che forse bisogna prendere con maggiore prudenza di Bracesi, quando Bracesi inserisce questo episodio in una politica, in un indirizzo politico, ma una politica alla grande fatta da Dionigi di Siracusa in questo periodo, che è volto a il controllo dell'Adriatico. Ecco, su questa politica di Dionigi di Siracusa riguardo all'Adriatico, gli studiosi sono anche qui su posizioni diverse. Chi enfatizza la portata di questa politica, che sarebbe volta, secondo il Bracesi, al controllo delle rotte di rifornimento del grano, ma che i siracusani andassero a prendere il grano ad Adria e Spina, quando sappiamo che Roma si precipita e conquista la Sicilia perché lo considerano un granaio per sé, insomma è una questione che vi lascio. Accendo soltanto ancora una cosa e poi passo al mio PowerPoint. Ecco, la cosa che cui voglio accennare è che questi fonti sono quello che sono, come vi ho detto, e noi cerchiamo di integrare con le fonti archeologiche. E qui ci troviamo in grosse difficoltà, come sempre, come spesso accade. Perché? Perché quando andiamo a vedere Ancona, le fonti archeologiche, mentre a Umani abbiamo una grossa presenza di materiali greci dal VI al IV secolo, insomma, ad Ancona questa documentazione non che non ci sia in assoluto, ma certamente è molto più scarsa, tanto che si discute, viene di pensare, se noi dovessimo guardare solo su questa realtà archeologica, come se ci fosse un'alternanza nella storia
stare molto attenti, perché noi non conosciamo le fonti, potrebbe darsi che sia anche che ci siano dei vuoti nella nostra documentazione che non possono portarci, che rischiano di portarci fuori strada. Questo problema di Ancona greca è un problema che attraversa la letteratura. Io adesso ho accennato a Francesi, ma c'è un lavoro molto bello, molto interessante, scritto da Andrea, un convegno tenuto ad Agrigento sulla Sicilia dei due Dionisi, sotto i due, la Sicilia dei due Dionisi, e lui ha parlato appunto della grecità in Adriatico, quindi è andato a sbattere e dedica un capitolo a Ancona, dove va a toccare gli aspetti che noi parliamo di Ancona greca. Ma di Ancona greca che cosa ci abbiamo? Vi ho detto qualche fonte, poi dopo le sentiremo illustrate adeguatamente dal professor Sconocchia. Abbiamo queste notizie, due, tre, quelle che sono notizie che ci pervengono dalla letteratura antica, e poi ecco, gli elementi rilevanti che ci rinviano a questa grecità sono stati il famoso tempio sulla San Ciriaco, che sta sotto San Ciriaco, no, sul Vasco, e da Andrea è rimasto agli studi di Bacchieri su questo tempio di San Ciriaco, di cui parlerà poi lei, e però rispetto agli studi di Bacchieri è interessante che si mostra molto, molto prudente, poco proclive ad accettare fino in fondo le conclusioni di Bacchieri, noi sappiamo, invece dà credito a quello che aveva scritto Annibalde, che aveva fatto gli scavi, no? Annibalde, Bacchieri, sintesi, pensa che sia un tempio greco del IV secolo, quindi sono i greci di Siracusa, i quali, noto con la data Andrea a Siracusa, non hanno costruito templi, quindi che costruiscono templi in colonia quando non ne costruiscono in madrepatria è una cosa strana. Mentre per Annibale sarebbe un tempio di III-II secolo non greco, italico e così via. Oggi credo che è dimostrabile che si tratta di un tempio italico, no? E quindi diciamo questo elemento della grecità di Ancona, come vedete, viene meno. Poi il culto che fornite, perché questo tempio è dedicato a Venere, come ci dice Marziale, ma dietro Venere prima c'è Afrodite, ed è questa è la fase probabilmente più antica, è la dimensione più antica di questo culto, e culto di Afrodite, anche qui adesso non vi diffondo, ma i cui aspetti, i cui contenuti, i cui caratteristici sfuggono completamente. Forse se c'è una discussione ci rifiutiamo. Poi ci sono un fatto importante, e qui veniamo ai testi scritti. I testi scritti, ci sono delle testimonianze scritte. Le prime, importanti, le monete sono le monete. Non sono molte queste monete, qui io non ho, no? Qui non ho messo, perché ho fatto un po' molto semplice le cose di repertorio, per parlare di un altro aspetto. Come vuoi, io tanto so quello che devo dire, poi non le monete. Intanto per la datazione, la cronologia, perché queste monete non recono date, recono su un verso un gomito e il nome scritto in greco Ancon, e quindi è battuta questa moneta da gente che scrive in greco, che pensa in greco, adesso se lo fa perché queste monete servono per il commercio con i greci, ma loro parlano anche in questo. Devo ribollire di ipotesi e di idee. Comunque le monete sono, se le conoscono credo meno di una decina,
e poi c'è l'immagine di Venere e, se non sbaglio, anche una stellula, una stellina che forse rinvia ai Dioscuri, gli dei della navigazione. Qualcuno adesso ribassa questa cronologia al tempo della presenza dei Romani ad Ancona, però insomma è un po' difficile pensare che i Romani facciano, permettono una coniazione di monete per pagare i soldi ciurme della flotta militare di Roma, stanziata qui per la difesa dell'Adriatico contro la pirateria in questo periodo, e conia nel greco, anche se le fa coniare ad Ancona, sembra un po' di costruzione. Una mia impressione, una mia opinione un po' difficile. Poi abbiamo poi una serie di documenti che sono quelli che vedete alle mie spalle, che sono stelle funerarie, e sono stelle funerarie che vengono dal microfono di Ancona. Vi dico subito che sono tutte scritte in lingua greca, non ce ne sono contemporanee scritte in latino, si datano ad un'epoca tra terzo e secondo secolo, dove l'unica documentazione scritta proveniente dal mondo dall'ambito funerario della città di Ancona è costituita da queste stelle. Io sono stelle che ho preso dai libri, quindi materiali di repertorio, sono quelle che si conoscono, non quelle che sono qui che vediamo non sono tutte, tra l'altro ho avuto il tempo per mettere una bellissima stele di uno che si chiama Gaius Caesios e dice di essere Anconites, no? Quindi Gaio Cesio Anconetano, trovata a Durazzo, quindi un Anconetano morto a Durazzo che fa fare il suo monumento, e lo scrive Gaius Caesius, anche se lui ha un nome romano, ma scrive Gaius Caesius in greco, caire, poi salve alla fine, e si inserisce appunto in questa produzione. Allora qui abbiamo su questa produzione di stelle, che sono qualcosa più di una decina, questa produzione di stelle ha dato luogo, ma mi avvio verso la conclusione, a una considerazione abbastanza singolare fatta da un collega, bravo, sono questi colleghi che vengono dall'Università di Perugia, ne conosciamo più di uno, sono brillanti, svegli, scrivono molto, lavorano molto, ma la conclusione a cui è arrivato questo collega, che poi ha fatto un bellissimo lavoro di pubblicazione della necropoli ellenistica di Ancona, che è Polemicchi, e lui in un articolo su queste stelle dice che queste stelle in realtà sono fatte da romani che si mascherano da greco per presentarsi in una luce migliore verso i romani conquistatori. Allora si può dire tutto e il contrario di tutto, forse. Poi dopo bisogna anche pensare a quello che diciamo. Io non voglio essere critico, ma io penso che si può cambiare veste. Il titolo di questo lavoro è dal pallio, che è la veste dei greci, alla toga, che è la veste dei romani. Si può cambiare berretto, ma la lingua è un fatto culturale profondo che riguarda la cultura, la storia, quello non si cambia. Questa gente scrive greco e porta quasi tutti i nomi greci. Sì, no, adesso non voglio perdere tempo perché e qua non sono tutti i nomi greci, c'è anche qualche nome indigeno, non sappiamo di quale provenienza, ma anche grossi sono. Allora, ad Ancona si parlava greco, si scriveva greco, ma che? E poi queste stele sono fatte in una pietra che almeno in alcuni casi è stata letta come pietra di provenienza greca. Devo dire che è stato fatto uno studio da Zanini e Antonelli, che sono due geologi che si occupano da lì
pubblicità proprio sul marmo, il tipo di marmo impiegato. Sono curioso di sapere se sono più marmi, da dove vengono, perché naturalmente tutto questo è interessante, no? Ma abbiamo stelle in un marmo probabilmente di sicuramente almeno in alcuni casi di importazione dalla Grecia, dalle isole, con defunti che hanno un nome greco e il resto è scritto in greco, sono poche parole di saluto, di commiato verso il defunto, però, e tutta la tipologia, anche l'impostazione, l'aspetto decorativo riporta appunto questa produzione insulare greca e in particolare di Delo. Che cosa sono questi defunti? Sono gente venuta da fuori che è morta qui? Normalmente chi si sposta da una città all'altra, se quando succede questo poi si trova a morire fuori, da chi si trova in questa indica il luogo di provenienza. Non per nulla questa qua, trovate sulla destra, questa è un'iscrizione di probabilmente per sorella di tutte le altre, le identiche, le caratteristiche, eccetera, eccetera, sarò curioso di vedere il marmo, no? Anche qui, ma il marmo non c'entra niente. Questi qui sono signori che vengono da Eraclea, una città dello Ionio. Allora, greci che vengono dal sud, in questo caso vengono dal cuore, muoiono qui e scrivono di essere eraclesi. Gli altri non scrivono niente. Si saranno dimenticati o sono ancora italiani che parlano greco, scrivono greco, in greco, e quando devono pensare a fare il proprio monumento funerario lo fanno nell'ottica di un prodotto della cultura greca. Io sono più propenso a pensare che questa di stelle greche sta a indicare una grecità di ancora. La natura di questa grecità è tutta da definire, significa che c'è intanto una comunità che può essere una comunità parziale rispetto all'intera popolazione, no? Di Ancona, e che parla greco e è legata